Augusto Ganser, classe 1910. È stato studente e poi professore di geologia al Politecnico di Zurigo ed esploratore degli angoli più segreti della Terra. Da anni vive in questa bella casa di Lugano, da cui parte tuttora per spedizioni scientifiche. È persona schiva, un po' come i montanari o le guide alpine. Ma abbiamo vinto la sua ritrosia. Ci racconterà la sua vita col supporto di sue fotografie, filmati e disegni. Una vita piena di fascino. Ma io ero sempre interessato sui sassi, che mi ricordo quando andavamo a Andermatt in vacanza, era la costruzione del piccolo treno della Furca, e sulle rotaie c'erano tantissimi sassi, e ho trovato il mio primo cristallo, un bel cristallo che l'ho tenuto ancora un bel po' di tempo. E quello mi ha dato interesse per le rocce. E poi avevo uno zio che lui mi regalava ogni anno un tipo di minerale, e con quello mi sono interessato di più, anche con le montagne, eccetera, della geologia. Anni 30. Prima grande spedizione in Groenlandia. Presto ero assistente all'Istituto Geologico e lì il famoso geologo Wegman, che è uno specialista di Groenlandia, mi ha domandato di partecipare a una spedizione nel Groenlandia dell'Est, che era molto poco conosciuto. Era un gruppo di scienziati svedesi, Wegman svizzero, con un mio amico Masson, assistente, che per l'esplorazione del Inland Ice, cioè la parte alta della Groenlandia dell'Est, una zona che era completamente sconosciuta. E lì si andava ancora con una vecchia nave, il Gustav Holm si chiamava, parte a vela, parte a vapore, perché in principio ci sono immense masse del ghiaccio che bisogna attraversare fino ad arrivare alla terraferma. Nel Kempefjord, alla fine del Kempefjord, c'è una bella montagna con su una specie di calotta di ghiaccio. E mi piaceva quella montagna, come quasi tutte quelle montagne non avevano nessun nome. E come luganese ho pensato, diamo il nome Monte Lugano. Allora ho battezzato quella montagna Monte Lugano come in quei tempi lì l'Istituto Geografico danese hanno accettato il nome. Allora l'ho informato il municipio di Lugano, del Monte Lugano, e dopo mi hanno scritto una bellissima lettera ringraziando per la prima azione geopolitica che ho fatto. Nel ritorno eravamo dentro in un fiord che tutto un tratto si è chiuso il ghiaccio e con la nostra nave non si poteva più venire fuori. La uscita era bloccata di ghiaccio. E allora cosa facciamo? Si cominciava a pensare, dobbiamo stare qui l'inverno forse. Si preparava tutto per un inverno senza essere preparato per l'inverno però. E poi tutto un tratto si apre la barriera di ghiaccio e si poteva venire fuori. Però abbiamo perso tante settimane, così che verso l'Islanda
siamo entrati nelle famose tempeste di ottobre, fine ottobre. E lì c'era una tempesta di una settimana che si poteva fare niente, si lasciava andare la nave, avevamo un metro di acqua nella nostra cabina davanti, erano proprio davanti, i nostri rucksack dentro nell'acqua, ci sentavamo malissimi. E anche lì la soprastruttura della nave è stata sbattuta via completamente dal vento. E alla fine, con gran difficoltà, abbiamo potuto entrare in un fjord dell'Islanda. Lì abbiamo lasciato la nave, siamo andati dentro con i piccoli battelli a remi e quel momento lì era uno dei più bei momenti che ho mai vissuto. Dentro quella barchetta a remi, in un fjord calmo, pieno di luci marini, cioè la famosa Noctiluca, i batteri che fanno la luce nel mare, no? Era completamente pieno di scintille e in alto la luce boreale. Luce boreale sul cielo, quel mare luccicante, ogni colpo di remi come d'oro che spruzzava, quella è una cosa incredibile. Poi siamo arrivati a riva per poi ritornare con una barca normale. 1936. Spedizione nel nord dell'India e nel Tibet, regioni allora sconosciute. Ganser compie una scoperta geologica fondamentale, la sutura tra India e Asia. Disegna inoltre la prima carta geologica dell'Himalaya, opera tuttora valida. Abbiamo studiato come prima fase la parte centrale dell'Himalaya, cioè vicino alla frontiera del Nepal, il Garhwal e Kumaon. E lì in principio è andato male perché il povero Weckert, quel specialista per l'alpinismo, ha avuto un'appendicite perforata. L'abbiamo dovuto subito ritornare all'ospedale militare di vicino al Mora e non ha più potuto ritornare. Allora noi due, il Jaime e io, tutti e due con l'appendice ancora in ordine, siamo partiti per l'Himalaya, solo in due, con naturalmente i portatori, eccetera. E poi, quando siamo arrivati verso la frontiera del Tibet, abbiamo visto delle formazioni molto strane, che non si poteva spiegarsi l'origine di quei, sono una specie di blocchi esotici, si chiamavano, e quelli dovevano venire dal Tibet, però naturalmente al Tibet non avevamo nessun permesso. Abbiamo fatto la domanda per gli inglesi, perché allora era ancora l'India inglese, hanno detto no, non si può, perché per non avere difficoltà con i tibetani, quella è la cosa, se avete difficoltà con i tibetani allora abbiamo difficoltà anche politici noi. Però vedendo quei blocchi lì, come geologo, dovevo andare nel Tibet a vedere da dove vengono. Allora abbiamo fatto così, il Haim è stato in India, io ho firmato una lettera che vado via su mia responsabilità, che lui non ha nessuna responsabilità, solo io, e sono partito, però per non avere difficoltà con i tibetani, mi sono vestito da una specie di lama tibetano. E quella regione dove andavamo era la famosa regione del Kailash, che è la montagna più sacra del mondo in complesso, è il famoso Meru della vecchia storia. E ho potuto andare col mio Sherpa, che parlava perfettamente tibetano, parlava una specie di un po' di inglese, quel kitchen inglese, io avevo alcune parole indostani. E poi abbiamo potuto organizzare con tre tibetani che andavano anche loro al Kailash per portare giù delle pecore sacre. E allora abbiamo fatto un'espedizione, noi eravamo cinque. Però naturalmente non si poteva portare tenda, niente, solo un sacco a pelo e si dormiva sempre all'aperto, sotto le rocce, eccetera. Thank you.
Come geologo ho scoperto lì per la prima volta dove l'India tocca l'Asia, cioè una specie di grande suture dove da una parte c'è l'India, l'altra parte c'è l'Asia, e il movimento dei due blocchi, dei due continenti, hanno poi formato l'Himalaya. E quella sutura la potevo vedere e l'ho scoperta lì per la prima volta vicino al Kailas. E poi il Kailas è una cosa incredibile perché sul granito c'è un grande cono con strati orizzontali. Questa è la ragione perché tutte le regioni asiatiche hanno il Kailas come centro di meditazione. Per rientrare in India abbiamo preso delle pecore, le pecore sacre di quei tibetani non potevano portare niente, però le altre pecore portavano di solito il sale, mettevano in piccoli sacchetti sopra la pecora, fino a 20 kg portava una pecora. Allora di notte abbiamo riempito quei piccoli sacchetti, quei miei campioni, e li abbiamo caricati sulle pecore, e allora la spedizione ritornava dal Kailas in India. Dopo siamo andati avanti lungo la frontiera del Tibet e ho potuto poi fare ancora un'altra spedizione verso il Sutlej, anche lì, in una regione dove c'era assolutamente nessuno, allora potevo andare senza essere un pellegrino, un lama, eccetera. E lì ho scoperto una grande città di caverne, con bellissime tanche, pitture, eccetera, che fino adesso credo che è mai stata più visitata. Non ho mai più sentito niente di quella città di caverne. E lì ho potuto ritornare delle bellissime tanche, delle più vecchie tanche che si conoscono. È molto variata la popolazione tibetana. Sono incredibilmente ospitali in quei tempi lì. E dopo ci sono anche, e quello era un po' un pericolo, dei quei tipi di campas. I campas che erano in parte briganti e attaccavano le spedizioni. E quando eravamo là, al piede del Kailas, ho conosciuto alcuni campas. Però come noi eravamo poverissime, dormivamo per terra, ne avevamo anche una tenda, allora i campas non ci hanno fatto niente. Però le spedizioni, le grandi spedizioni, tante volte le attaccavano. Ma quei cani tibetani sono proprio ferocissimi. Quando i nomadi viaggiano, allora si può passare lungo un cane, non fa niente. Però appena che mettono il campamento, il cane è lì. E noi abbiamo avuto un'esperienza su quel viaggio del Kailas. Volevamo entrare in una tenda di nomadi. E siamo avvicinandoci a quella tenda, viene addosso un cane tibetano, e ci salta addosso. Noi eravamo in tre, allora ci mettiamo schiena a schiena, con la piccozza, era una piccozza, con un martello, con bastoni, a tirare via quel cane. E avevamo paura perché non si poteva fare niente, ci saltava proprio addosso. Dopo viene fuori dalla tenda una piccola bambina, prende un piccolissimo sassolino e lo butta quel cane scappa. Eravamo lì come di idiota. Ganser ha sempre tenuto diari di viaggio. Le sue annotazioni personali sono scritte al rovescio, come faceva Leonardo da Vinci. Noi siamo stati i primi geologi in quella regione. Prima c'era il Tucci come tibetologo, c'era il famoso Svenedin, eccetera, ma come geologi eravamo i primi.
E dopo quella spedizione abbiamo potuto pubblicare una carta geologica dell'Himalaya centrale, che ha ancora gran valore adesso. Ganser mostra nei suoi schizzi una grande sensibilità, una vena artistica. Durante questo tempo ho conosciuto mia moglie, che era una famosa nuotatrice, la Totti Biaggi di Lugano. Tutte le giovani luganesi del club nautico erano famosissime perché hanno guadagnato tutti i premi in Svizzera. Sposandomi poi ho dovuto cercare una specie di lavoro e ho potuto contrattarmi con la Shell, specialmente perché la Shell mi ha offerto stage in Sud America, specialmente in Colombia, dove cominciavano anche lì un lavoro completamente nuovo in tutto il paese, e quello mi interessava molto, e così ho cominciato i lavori della Shell a Bogotà come centro. Era un periodo molto duro per mia moglie, perché io ero via in 3 mesi, ritornavo un mese a Bogotà e fuori di nuovo nella giungla per 3 mesi, 2 mesi, eccetera, senza nessuna comunicazione, perché non avevamo ancora le radio, non avevamo gli elicotteri, non avevamo niente, si andava a piedi o con le mule. In una regione praticamente sconosciuta geologicamente, bisogna fare la geologia di tutto e poi dopo si concentra più o meno sulle possibilità del petrolio. Fu un periodo intenso, dove spirito di iniziativa, conoscenze scientifiche e impegno fisico furono messi alla prova. Ganser allora e più tardi non si limitò però all'indagine geologica. Fu sempre attratto dalle manifestazioni dell'uomo di un remoto passato, ma anche dalla vita degli indigeni, con cui entrava volentieri in contatto. E in questa zona lì, a parte della geologia, ho scoperto bellissime pitture rupestre, anche gravato nei sassi, eccetera. Era una spedizione in una regione nuova, molto difficile, perché si entrava con le mula. Dormivamo anche là, molto primitivamente, nella macca, solo con una piccola tenda sopra contro l'acqua, e il moschitero, cioè la tenda contro i moschiti. Però una notte ero dentro nella macca, avevo il mio piede, il dito che toccava la tela, e la mattina ero tutto completamente pieno di sangue. Un vampiro mi ha morsicato il dito, non mi sono neanche accorto. Ma lì si perde poi sangue, per le bestie è terribile. E così abbiamo perso quasi tutti gli animali. Nella giungla, di solito, nel bosco delle rocce non si vede niente. Allora bisogna andare lungo i fiumi, dove lungo il fiume ci sono sempre affioramenti di rocce che si studia e poi... E in quei tempi lì avevamo già delle foto prese dall'aeroplano. Allora con quelle foto di base si faceva, prima di andare via nella ragione, si faceva una carta dalle foto e poi con quella carta si marcava dentro la geologia che si vedeva durante il viaggio. Riaffiorano alla memoria vecchi ricordi di incontri con gli indios. Di solito ci aveva nessuna difficoltà, e in gran parte c'era nessuno dove andavamo noi. Però anche gli indios erano abbastanza, una volta che si conosce gli indio, perché in principio ha paura. Siamo andati negli Llanos con un vecchio camione sulle savanne, la prima volta che si andava giù con un camione. Allora là c'era un paesino degli indios. E avvicinandoci col camione abbiamo visto che tutta la gente è scappata. Ci siamo fermati e siamo venuti a piedi, adagio, verso il villaggetto. Dopo sono venuti fuori 2 o 3 uomini con le lance, avevano ancora le lance. E un tipo che avevamo assieme, che parlava
la lingua locale, ha cercato di parlare con quei indios, adagio, hanno avuto confidenza con noi. Avevano molto paura delle luci del camione, perché erano gli occhi. Però, conversando con loro, dando i regali alla gente, dopo adagio, sono venuto fuori anche dal bosco le donne, i bambini, eccetera. E così abbiamo avuto contatto, un bellissimo contatto con la gente. E lì ho visto i movimenti dei sciamani, specialmente per guarire la gente, i metodi che avevano, ma specialmente con catene speciali o con i denti. E in quella zona lì c'erano anche degli indios incredibilmente ospitabili, che io potevo dormire nelle loro grandi case, nella macca. Sotto c'erano i porcelli e i piccoli bambini, lì le famiglie, era tutto un gruppo di famiglie in una grande casa. E loro andavano a caccia, eccetera, mi trattavano come uno di loro. E così prendevano anche le scimmie. E poi le scimmie le mettevano all'acqua bollente per tirare via il pelo. E alla fine erano nudi, e quelle scimmie nudi che mangiavano gli indios lì sembravano quasi piccoli bambini. E non dimentico mai una scena che un tipo ha preso un braccio, l'ha strappato via di quella dalla scimmia, e aveva il braccio così e morsicava qui le tendine, e la mano faceva così, muovendo le tendine, la mano faceva così. Questo è un ricordo di una cena. Io ho provato un po' di scimmia, ma quello che mi piaceva di più è la coda di coccodrillo. Quello era abbastanza buono, anche quello sono cose che si prova, si mangia. E cosa avranno pensato gli indios delle diavolerie dell'uomo bianco? Di queste macchine rumorose che soffiano e sputano dalla terra? Non avevamo ancora i mezzi moderni, così che solo più tardi hanno poi scoperto nelle pianure degli Andes dei giacimenti abbastanza interessanti, però mai grandi come in Venezuela né come in Ecuador e Perù. E poi, dopo la guerra, nuove ricerche geologiche sull'isola di Trinidad nei Caraibi, un periodo particolarmente felice. Quello per la mia famiglia erano ancora 3 anni praticamente nei tropici sul mare. I nostri bambini erano nudi per 3 anni. 1950, nuova destinazione. Questa volta la Persia, una nuova avventura. Perché lì cercavano geologi per petrolio, per costruzione di dighe, per minerali, un'esplorazione di tutto il paese. E quello siamo stati là 8 anni in Persia, esplorando tutta la regione con viaggi in Afghanistan, dintorni, nell'Iraq specialmente, dove sono i curdi. Ho lavorato molto con i curdi, una gente incredibile. Si arriva nella regione dei curdi e là tutto è irrigato, tutto c'è l'agricoltura che funziona, e si arriva nella zona dei iracchiani normali, c'è il deserto. Quando ho finito la Persia mi hanno domandato dal Politecnico di Zurigo se volevo venire come professore di geologia. Allora l'ho accettato, specialmente per la famiglia, perché i bambini dovevano cominciare ad andare a scuola e sempre su quei viaggi era difficile per l'istruzione.
E ho accettato di essere professore di geologia, ero direttore dell'Istituto di Geologia e lì si era professore anche dell'università, perché la geologia appartiene in parte all'istituto, in parte al Politecnico e in parte all'università. È una specie di doppio professore, però non che doppio salario. La nuova attività di docente al Politecnico a partire dal 1957 non significa certo una vita sedentaria per un uomo come Ganser. Seguono numerosi viaggi di studio che continuano tuttora. Questi sono ricordi di nuove spedizioni in Persia. Qualche volta il martello del geologo permette scoperte molto particolari. Tra le rocce vedo avanzare fuori un pezzetto di cassa. E lo guardo, prendo un martello e picchio su quella cassa. Tutto un tratto sento un odore una specie di whisky, no? Un odore di alcolico che viene fuori da quella cassa. Allora la tiro fuori e vedo che quella cassa è piena di una specie di liquore che probabilmente una carovana che era sorpresa da quelle alluvioni hanno perso tutto il materiale, e sotto quelle alluvioni c'era quella cassa e c'era dentro, è una specie di vodka era. E, io ho cercato alcune bottiglie ancora intatte di quella vodka e le ho portate al campamento. I miei aiutanti lì erano sbalorditi di quella vodka, abbiamo provato la vodka, era ancora buonissima, molto forte. E dopo mi sono collocato, sono dormito e di notte sento alcuni rumori, eccetera. Allora tutti i miei tre tipi sono partiti a cercare in tutti i vadi altre casse di vodka, per non una più trovata. L'interesse di Ganser resta molto legato all'Himalaya, su cui pubblica numerosi libri. Grazie alla sua amicizia con l'industriale svizzero von Schultes, che aveva ottimi rapporti col re del Bhutan, Ganser poté studiare quel misterioso paese. Qui Ganser è vestito da bhutanese. Ho capito che quando ho studiato l'Himalaya, che il Bhutan era in compenso l'unico posto completamente sconosciuto geologicamente, però non era permesso di entrare. Allora via i von Schultes ho avuto il permesso di prendere contatto con la famiglia reale e dopo ho conosciuto molto bene il re, il quale mi ha lasciato girare in tutto il Bhutan su fino alle frontiere del Tibet senza nessuna difficoltà. Mi ha aiutato anche e naturalmente tutti i risultati della geologia li ho dati poi al governo del Bhutan. E è morto molto troppo presto, perché era un re incredibile che ha fatto del Bhutan modernizzandolo ma senza guastando il paese. Un pericolo per il Bhutan sono i laghi vicino ai ghiacciai che hanno le morene come contraforte, no? Come dighe. E può succedere se cade giù il ghiaccio, se c'è un terremoto o cosa, che quelle dighe naturali, le morene, si rompono. Alcuni anni prima che sono arrivato al Bhutan c'era una valle dove c'era anche il famoso monastero di Punaka, dove tutti i ponti sono partiti, una parte del monastero è anche stato travolto da quei fiumi, durante il tempo secco. E i bhutanesi non sapevano, ma come mai durante il tempo secco vengono giù di quelle acque? Allora io sono andato su a studiare la cosa e ho visto che c'era un ghiacciaio, una grande parete e sotto un lago, la diga naturale morena completamente rotto, e sembra che quel ghiacciaio avanzando una parte del ghiacciaio è caduto dentro nel lago, ha fatto una grande ondata, ha rotto la diga e è venuto giù una valanga.
Allora, per il governo del Bhutan ho studiato tutte le possibilità dove c'erano quei laghi pericolosi. Io ho fatto una carta indicando quali sono. Un anno fa sembra che un altro lago di quelli che ho già messo su quella carta, anche quello è uscito, e lì avevano una dozzina di morti nella vallata sotto. Grazie a questi contatti, la figlia Ursula, di professione fotografa, accompagnata dalla tibetologa Olshak, qui con il vecchio re del Bhutan, ottiene l'autorizzazione a visitare e fotografare i monasteri più importanti del Bhutan. Un'autorizzazione eccezionale. I monasteri del Bhutan sono tuttora chiusi agli stranieri. La figlia Ursula, vestita da bhutanese, per essere meglio accettata dalla popolazione. Le immense e bellissime foreste del Bhutan. Pare che vi si nascondano i misteriosi yeti. In Bhutan ci sono due tipi di yeti. Uno è uno grande, grosso, un maschio yeti che non è pericoloso, però c'è una piccola donna yeti, quello si chiama Migu il grande e l'altra si chiama Chura. La Chura è molto pericolosa perché attacca, però mi hanno dato l'istruzione cosa devo fare quando vengo attaccato da una Chura. Allora, la Chura ha dei petti che vanno giù fino alle ginocchia e ha detto mai andare in su, mai correre in su, perché la Chura prende i petti, li butta sulla schiena e allora è libera a correre e ti prende. Sempre corre in giù, perché allora la Chura inciampa nei suoi petti e ti puoi scappare. È la storia degli yeti, ma li credono quelle storie lì. Lei non ne ha mai visti? Non li ha mai visti, no. Però altri hanno visto tracce nell'Everest, che fino adesso non si sa cosa sono. Erano delle tracce che non erano delle scimmie, non erano umane, non erano degli orsi. È il famoso Shipton che le ha viste, le ha fotografate, e non si è mai saputo cosa sono quelle tracce. Anche il figlio Luca, pittore, poté compiere un'esperienza straordinaria nel lontano Bhutan. Luca voleva studiare la pittura dei tanka, come si pittura i tanka. Allora ha potuto venire nel Bhutan. E lui ha potuto stare per un mese in un piccolo monastero a 4.000 metri, e lì con un lama ha avuto molto contatto, anche se non si potevano parlare, avevano un contatto immediato. Viveva da quel lama, c'erano alcuni piccoli monasteri, piccole caverne dove c'erano altri lama, e per un mese ha potuto imparare a pitturare tanka. Il Tibet è rimasto un vecchio amore per Augusto Ganser. Vi era stato nel 1936, come abbiamo sentito, con una spedizione ormai leggendaria. Vi è ritornato nel 1985 per uno studio scientifico. Un viaggio che ricorda oggi con amarezza. Il grande cambiamento l'ho visto quando siamo ritornati nel 1985. Nell'85 il Royal Geological Society dell'Inghilterra con l'Accademia Sinica di Peking hanno organizzato una traversata da Lhasa fino al nord attraverso tutto il Tibet, e lì lungo la strada che era in parte in costruzione, e lì, come io ero un geologo che conosceva il Tibet già dal 1936, mi hanno invitato di partecipare.
Allora lì abbiamo cominciato dall'Assa fino al Chengdu, alla frontiera con la Cina. E lì ho visto un grande cambiamento a Lhasa già, con tutte le nuove strade, una parte del Jokhang strappato giù, immense strade asfaltate, un grande hotel in costruzione, la gran difficoltà di avere contatto con i tibetani, però l'incredibile era che in qualunque villaggio c'erano degli altoparlanti della propaganda cinese contro i tibetani, dappertutto. E poi durante la traversata abbiamo visto i lavori della strada con tibetani e prigionieri cinesi che lavoravano in delle condizioni incredibili. Sotto la neve, sotto la pioggia, la palta, non avevano neanche tende per dormire. Il Tibet adesso ha quasi più cinesi che tibetani. I tibetani sono sempre ancora schiavi. Per me il Tibet è una colonia vecchio stile cinese. Sono molto pessimista. E nessuno fa qualche cosa. Nessuno ha mosso un dito quando c'era l'invasione nel 50 dei truppe cinesi. Nessuno ha mosso un dito. L'India non ha mosso un dito. Le Nazioni Unite, che sono state domandate dal Dalai Lama per aiuto, hanno fatto niente. Al Kuwait, che era pieno di petrolio, hanno fatto delle grandi guerre per tirare fuori l'Iraq dal Kuwait. E quello è molto peccato, che i turisti vanno ancora sotto queste condizioni nel Tibet. Meta di nuovi viaggi è l'Australia, dove vive una figlia. C'è la mia figlia, Manuela, sposata a un australiano. Un australiano che ha alcune... è un australiano molto conosciuto in Sydney e ha delle bellissime farm, cioè delle tenute. Allora siamo andati sovente in Australia. Però lì ho anche potuto girare e visitare specialmente le pitture dei aborigeni. E lì hanno sempre delle mani, cioè loro mettono la mano alla roccia, prendono il colore che è di solito una specie di ocra, colore ruggine, e la soffiano contro la mano, poi tirano via la mano e la mano bianca in giro al colore. E ho visto che queste mani sono dappertutto. L'interessante è che quelle pitture che fanno ancora adesso l'australiano, li fanno da 5.000 anni. Non c'è nessun paese al mondo dove un aboriginal fa ancora la stessa cosa, lo stesso stile, come è cominciato 5.000 anni fa. Le mani vogliono dire o il signet dell'artista o una specie di indicazione della permanenza di una tribù per la gente di quei tempi lì o forse per la gente futura. Qui eravamo noi e lo fanno vedere con le mani. Ma Augusto Ganser ama certamente anche i nostri paesi, le nostre montagne. Ci ha invitati a salire con lui
al Sasso delle Streghe, sopra Gandria, un luogo che lo affascina. Questo è stato più o meno la fine, tempo dei ghiacci, che è 12.000 anni fa. E dopo i ghiacci sono ritirati. E questo ghiacciaio qui che è andato giù fino verso Chiasso, e una parte della morena terminale è la diga di Melide, di questo ghiacciaio qui, che dopo è sempre diventato meno, il spessore ha diminuito andando verso il sud. Questo masso è in gran contrasto con tutta la roccia che c'è in giro. È anche per quello che, diciamo, i spicci di Aboriginal ticinesi, forse alla fine del glaciale, l'hanno preso come un oggetto di culto. Perché noi vediamo adesso su questa roccia molte strane forme, come coppelle, come piedi scavate nella roccia. Vuol dire che quella roccia era molto attraente a la gente di una vecchissima cultura, non si può dire primitivi, ma cultura anziana, molto anziana, che ha cominciato a popolare queste regioni dopo il glaciale, dopo che si è ritirato il ghiaccio. E queste formazioni che vediamo qui sono specialmente le cosiddette coppelle. Le coppelle che probabilmente sono quasi la prima azione artistica dell'uomo preistorico. Perché lo fa? È molto difficile capirlo, perché tante coppelle sono accompagnate di piedi scavati, le vediamo poi, di croci, altri segni, come si vede anche vicino a Tesserete, però scelgono sempre posti speciali, con una buona vista, esposti come questo, o una roccia differente dalla roccia normale, cioè avevano sempre un gusto speciale per i loro posti di mitologici, per le loro funzioni religiose, se si vuole. La geologia è una cosa, diciamo, salvo i fossili che si trova, eccetera, che vivevano durante questi tempi, ma di solito nella geologia l'uomo praticamente non c'entra, lui viene quasi dopo, quando la geologia è già, quando le montagne sono state fatte, eccetera. Però il fascino della cosa è come ha cominciato l'umanità. Specialmente che arte che hanno fatto, come si sono espressi, cosa è l'espressione di queste popolazioni antiche. Ma come abbiamo visto, Ganser non si occupa soltanto di un remoto passato. La sua tesi di dottorato del 37 prende in esame la zona del San Bernardino. Anche per questo motivo Ganser si è a lungo preoccupato del progetto di costruzione di una nuova diga nella zona. Progetto ora sospeso. Siamo davanti alla bocchetta di Corciusa. E dietro di quella bocchetta c'è una delle ultime valli naturali che vogliono fare, adoperare per una diga. E quella valle sparirebbe. Una diga che è molto, il progetto molto marginale, non solo distrugge l'ultima valletta di tutta la regione ancora naturale, ma anche tecnicamente è molto pericoloso. Il laghetto e la diga non è un problema tecnico, però la condotta d'acqua che porta poi l'acqua giù a Plan San Giacomo è progettato in una zona di rocce che sono continuamente in movimento. Facendo questi lavori si propaga tutta la mobilità quasi della roccia, della montagna,
che già adesso si muove continuamente e vediamo le frane davanti a noi. Un problema che non solo dal lato naturale, ma anche dal lato tecnico è marginale fino a criminale. Ganser è un uomo schietto e deciso. Dice apertamente quello che pensa, anche se ciò può contrastare con la posizione ufficiale sostenuta da altri geologi. È il caso del progettato nuovo traforo del San Gottardo. Secondo Ganser, si incontreranno enormi difficoltà nello scavo della galleria, dovute alla composizione geologica di particolari zone. È un argomento praticamente tabù. Il geologo sa che, per esempio, il Gottardo, il tunnel di base del Gottardo, ha due zone con che si passerà solo con gran difficoltà: la zona del Tavec e la zona di Piora. Si sta studiando quelle zone lì, ma quelle zone lì saranno col tempo tecnicamente passabili, si può farlo col tempo, ma chi lo paga? Chi paga il tempo che si mette per fare una galleria così? Quello non si dimentica. E poi, per esempio, l'idea che tutta quella galleria di base Gottardo fino adesso ha finito a Lugano. Chi pensa del pezzo da Lugano in avanti? Quanti ricordi, quanti incontri. E come è cambiato il mondo? Intere culture sono state spazzate via o sono in grande difficoltà. Il pianeta stesso è in difficoltà. Con gli adulti adesso non si può far tanto. Cambiare l'idea, specialmente dei vecchi, è molto difficile. Se lasciamo i politici come sono adesso, e sono molto pessimista per il futuro. Se riusciamo a educare le scuole, a portare le scuole a riconoscere di nuovo la natura, la bellezza della natura, i bambini che dicono ai genitori non buttate via le cose sulle spiagge, eccetera, che si è visto, con l'educazione dei giovani si può fare tantissimo. Se riusciamo a fare qualche cosa lì, allora abbiamo un buon futuro, se no...